Eravamo rimasti. Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe. Non occorrono cerimonie. Anch'io in un caso, in un bisogno, saprei far capitale dell'assistenza del padre Cappuccini, alla fine. Continuò con un sorriso nel quale traspariva uno socchio di ironico ed amaro. Alla fine non siamo noi fratelli, sorelle. Insisto. Così detto, chiamò una conversa. Due di queste erano per una distinzione singolare, assegnata al suo servizio privato. E le ordinò che avvertisse di ciò la badessa. E prendesse poi i concerti opportuni con la fattoressa e con Agnese. Licenziò questa, commiato il guardiano e ritenne Lucia. Il guardiano accompagnò Agnese alla porta dandole nuove istruzioni. E se ne andò a scrivere la lettera di ragguaglio all'amico Cristoforo, gran cervellino che è questa signora, pensava tra sé per la strada. Curiosa davvero, ma chi la sa prendere per il suo verso? Le fa fare ciò che vuole. Ma chi la sa prendere per il verso giusto, le fa fare ciò che vuole. Il mio Cristoforo non si aspettava certamente che io l'abbia servito così presto e bene. Quel bravo uomo, non c'è rimedio. Bisogna che si prenda sempre qualche impegno, ma lo fa per bene. Buon per lui questa volta, che ha trovato un amico, il quale senza tanto strepito, senza tanto apparato, senza tante faccende, ha condotto l'affare a buon porto in un batter d'occhio. Sarà contento quel buon Cristoforo e si accorgerà che anche qui da noi siamo buoni a qualche cosa. E si accorgerà che anche noi qui siamo buoni a qualche cosa. La signora, che ha la presenza di un provetto cappuccino, aveva studiato gli atti e le parole. È rimasta poi sola con una giovane contadina inesperta. Non pensava più tanto a contenersi e i suoi discorsi divennero a poco così strani che invece di riferirli, noi crediamo più opportuno di raccontare brevemente la storia antecedente di questa infelice, quel tanto cioè che basti a rendere ragione dell'insolito e del misterioso che abbiamo veduto in lei e a far comprendere i motivi della sua condotta in quello che avvenne dopo. Era essa l'ultima figlia del principe Batte alla Pesca, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città, ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva apparire le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenere il decoro. A sostenerne il decoro, scusate, tutto il suo pensiero era di conservarle, ma almeno quali erano unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figlioli avesse, la storia non lo dice espressamente. Fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservare la famiglia, a procrear cioè dei figlioli, per tormentarsi e attormentarli. Nella stessa maniera. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita, e rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca. Decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce il principe suo padre, volendo dare un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato dalla santa ad alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano
poi i santini che rappresentavano monache. E quei regali erano sempre accompagnati con grandi raccomandazioni di tenerli ben di conto, come cosa preziosa. E con quell'interrogare affermativo, bello, eh? Quando il principe, la principessa, il principino, che sono dei maschi, veniva allevato in casa. Volevano lodare l'aspetto prosperoso della fanciullina. Pareva che non trovassero modo di esprimere bene la loro idea, se non con le parole. Che madre badessa, nessuna parola le disse mai direttamente, tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la certurdina trascorreva a qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente. Tu sei una ragazzina, le si diceva, queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso. Qualche altra volta il principe, riprendendola di certe altre maniere troppo libere e familiari, alle quali era, essa trascorreva con uguale facilità, egli le diceva: non è questo il fare d'una par tua, scusate. Se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te. Ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero, perché il sangue si porta per tutto dove si va. Tutte le parole in questo genere stampavano nel cervello della fanciullina l'idea che già lei doveva essere monaca. Ma quelle che venivano dalla bocca del padre facevano più effetto di tutte le altre insieme, il contegno del principe. Era abitualmente quello di un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola traspariva un'immobilità di risoluzione, un'ombrosa gelosia di comando, che imprimeva il sentimento di una necessità fatale. A 6 anni Gertrude fu collocata per educazione e ancor più per estradamento alla vocazione imposta nel monastero dove l'abbiamo veduta e la scelta del luogo dove fu senza disegno, non fu senza disegno, scusate. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza e accozzando questa qualsiasi testimonianza, scusate, sto digerendo. Con alcune altre indicazioni che l'anonimo lascia a scappare sbadatamente qua e là, noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, si vi godeva di una grandissima autorità e pensò che lì meglio che altrove la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potessero più allettarla. A scegliere quel monastero per sua perpetua dimora, né si ingannava. La badessa e alcune altre monache faccendiere, che avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno di una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento. Accettarono la proposta, con espressioni di riconoscenza non esagerate per quanto fossero forti. E corrisposero pienamente alle intenzioni che il principe aveva lasciato trasparire sul collocamento stabile della figliola, intenzioni che andavano così d'accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina, posto distinto a tavola nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altra. Per esemplare, chicche e carezze senza fine, condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli, quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità,
Non che tutte le mani che fossero congiurate, attirò la poverina nel laccio. Ce n'erano molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mira interessate avrebbe fatto ribrezzo. Ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non si accorgevano bene di tutti quei maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte sostenevano dal farvi sopra esame, parte stavano zitte per non fare scandali inutili. Qualcheduna anche, rammentandosi di essere stata con simili arti condotta a quello di cui si era pentita poi, sentiva compassione della povera innocentina e si sfogava col fare carezza, tenere malinconiche, ma questo era ben lontano da sospettare che ci fosse sotto del mistero. E la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero, ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina, nutrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero. Voleva a ogni conto essere per le altre un soggetto di invidia e vedeva con meraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. All'immagine maestosa, ma circoscritta e fredda, scusate, che posso amministrare il primato in un monastero, contrapponeva in esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di bellicature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena accolti, messo davanti a un alveare. I parenti e le educatrici avevano coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale per farle piacere, il chiostro. Ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quella con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che alla fine dei conti nessuno la poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo e meglio di tutte loro, che lo poteva purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva e lo voleva infatti. Lasciamo passare sto rompicoglioni. L'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente le immagini di un avvenire gradito. Dietro a quest'idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra, che quel consenso si trattasse di negare al principe padre, il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato, e a questa idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne, che erano ben altrimenti sicure, e provava per essere dolorosamente l'invidia che dal principio aveva creduto di far loro provare, invidiandola le odiava. Talvolta l'odio si esalava in dispetti, in sgarbatezze, in moti pungenti, talvolta l'uniformità delle inclinazioni e delle speranze lo sopiva e faceva nascere un'intrinsechezza apparente e passeggera. Talvolta volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate e faceva sentire
Scusate, e faceva sentire all'altra la sua superiorità. Talvolta non poteva più tollerare la solitudine dei suoi timori e dei suoi desideri. Andava tutta buona, in cerca di quelle, quasi di implorare benevolenza, consigli, coraggio. Tra queste deplorabili sguariciole, con sé e con gli altri, aveva varcata la puerizia e si inoltrava in quell'età così critica nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee, qualche volta le trasforma o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire era lo splendore esterno e la pompa, un non so che di molle ed affettuoso, che dapprima era diffuso leggermente e come in nebbia cominciò allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro, ivi si rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie. Bella poesia.